In orbita sopra le nostre teste c'è anche lei, ma ancora per poco. La stazione spaziale cinese Tiangong 1, che in italiano possiamo tradurre con Palazzo Celeste, sta lentamente precipitando verso il nostro pianeta. Qual è il problema? Non sappiamo né dove né quando cadrà. Tra i papabili luoghi d'impatto, però, c'è anche l'Italia, in un'area approssimativamente collocata a sud di Firenze. Cosa ci dobbiamo aspettare e cosa dobbiamo temere? Lo hanno spiegato durante una conferenza stampa Claudio Portelli ed Ettore Perozzi, esperti dello Space Situational Awareness dell'Agenzia Spaziale Italiana. Innanzitutto, ecco cosa già sappiamo. La stima più probabile per la caduta del Palazzo Celeste individua il 10 aprile come data cruciale, con una possibilità di errore intorno ai 2 giorni. I detriti di Tiangong 1 si sparpaglieranno verosimilmente in un'area lunga 1000 km e larga 400, che potrebbe appunto comprendere anche l'Italia, su cui la stazione cinese passa 4 volte al giorno per 3 minuti a sorvolo. La probabilità che ciò accada? Molto, molto bassa. Senza contare che anche se dovesse precipitare sulla nostra penisola, non è detto che ciò avvenga in un'area popolata. Potrebbe finire, per esempio, in mezzo alle montagne o al mare. È importante comunque essere allerta e monitorare costantemente la situazione. Per questo l'Agenzia Spaziale Italiana, tramite il Centro di Geodesia di Matera, segue passo passo il lungo viaggio di Tiangong 1 in comunicazione permanente con la Protezione Civile. Tutti i rientri incontrollati rappresentano, diciamo, un piccolo problema per, ovviamente, per la popolazione che si vede arrivare un oggetto dal cielo, ma anche per le rotte aeree che possono essere, diciamo, anche spostate in caso di rientri importanti, soprattutto se sono controllati. Allora, il caso della Tiangong è particolare perché c'è del propellente a bordo, ci sono degli elementi piuttosto pesanti che non si distruggeranno all'impatto con l'atmosfera, la combinazione di questi due effetti diventa un fattore per l'ASI che fa sollevare una bandierina di allarme di nostro, e a quel punto, ragionando sulla possibili impatti sul terreno, informiamo correttamente la Protezione Civile, che poi si muove di conseguenza, coinvolgendo tutti gli altri attori. La storia di Tiangong 1, giunta quasi all'epilogo, inizia nel 2011. Da allora è stata anche abitata da 2 equipaggi di astronauti per brevi periodi. È il primo tentativo cinese di stazione spaziale. La struttura è lunga 10 metri e mezzo per un diametro di 3,5 metri, cui si aggiungono pannelli solari di 7 metri per 3. Il suo peso attuale è di 7 tonnellate e mezzo. Sappiamo che ogni satellite, e a maggior ragione un oggetto come la stazione spaziale, deve essere costruito in maniera tale da permettergli di tornare sulla Terra in maniera pilotata. E allora, perché Tiangong 1 precipita? Per la Tiangong, diciamo anche la verità, che i cinesi avevano previsto una quota di propellente adatto a fare il rientro controllato anche per la Tiangong. Cos'è che è andato male? Il fatto che a un certo punto, diciamo l'anno scorso, a marzo, è successo che non sono più riusciti a comunicare o a trasmettere comandi correttamente alla stazione. La stazione cosa ha fatto? Sta in attesa di ricevere l'input. Non gli arriverà mai, probabilmente. Come abbiamo detto, l'area di caduta comprende anche l'Italia e l'evento è atteso intorno al 10 aprile. Ma quando ne sapremo di più? Gli esperti assicurano che a 6 ore dall'impatto la situazione sarà più chiara e quando il Palazzo Celeste si troverà a 90 km di distanza dalla Terra sarà possibile determinare l'area esatta di impatto. La cosa forse che è importante mandare il messaggio è che in realtà noi si ha sempre questa idea della scienza che è una cosa esatta fino a, no, al nanometro, al milionesimo di secondo. In realtà la scienza vive anche di probabilità, adesso non per dire nulla, però la nostra vita di tutti i giorni è permeata di probabilità, non solo quella che io scenda, la probabilità che io scenda adesso a questo palco e inciampi e faccia un capitombolo, ma anche delle cose belle, per esempio la neve a Roma, che al di là dei disagi però era una cosa che aveva
una certa probabilità e che poi a un certo punto si è verificata. Ecco, questo sono, noi viviamo in mezzo a eventi, diciamo, a cose che succedono e che hanno una certa probabilità. Io in genere cerco sempre di vedere se posso dare delle risposte che si possono calcolare con la calcolatrice che sta su un telefonino, e in questo caso si può abbastanza, perché se uno dice noi sappiamo che la Tiangong passa sull'Italia, ci mette circa 3 minuti a passare sopra il territorio italiano, l'orbita è 90 minuti, quindi che nell'arco di un'orbita la Tiangong ci possa cadere dell'ordine di uno su un qualche centesimo. Se poi teniamo conto che però in un giorno intero passa solo 3 volte sull'Italia, la probabilità scende ancora, arriviamo ai millesimi. Poi se teniamo conto che se deve cascare, poi insomma non è che casca per forza sulla testa di qualcuno, il territorio è anche vuoto, quindi normalmente cadrebbe in mezzo alle montagne dove nessuno neanche la vedrebbe, e stiamo arrivando a 1 su 10.000 e si fa presto a scendere con le probabilità. Cioè, diciamo, come evento è un evento di bassissima probabilità. Ciò non significa che non bisogna occuparsene, infatti questo è quello esattamente che noi facciamo, cerchiamo diciamo, noi dobbiamo dare protezione anche dagli eventi di bassa probabilità, però un po' questo è lo scenario, fa parte, diciamo, della miriade di eventi di bassa probabilità in cui noi siamo immersi ogni giorno. Gli esperti hanno gli occhi ben aperti, ma l'Italia per questa volta dovrebbe essere al sicuro.